Alessandro Rossi. Alessandro? Alessandro Rossi. Rossi. Eccomi. Pregherei un esempio di tutta la linea di te. Sì, grazie. Massimo, 5 minuti. E... sì, mi presento, io sono Alessandro Rossi, sono anch'io membro individuale dell'associazione Radicale Radicali Italiani, sono membro del Comitato Nazionale. Sì, grazie. Io sono qui e parlo anche a titolo individuale, partendo anche dalla zona, non so, sicuramente lo conoscete, sono liberale perché ho studiato, ma sono radicale perché ho capito. Ho capito che in questo paese c'è un deficit di democrazia e di libertà. Ho capito che siamo questi quattro gatti sparpagliati a destra, a sinistra, in alto, in basso, ma principalmente per colpa nostra, per responsabilità dei liberali. E appunto, allora, per questo io volevo parlare di due questioni che riguardano le libertà civili, le libertà individuali nel nostro paese, che sono qualcosa che viene visto come qualcosa che non si arriverà mai, che non si raggiungerà mai, ed è secondo me proprio questo atteggiamento. Spesso io sento una componente laica, libertaria e liberale, noi non arriveremo mai effettivamente al matrimonio paritario, perché? Perché siamo in Italia, chissà, forse perché essere nati e cresciuti in una penisola lunga con le lingue che fa assomigliare di più a Thailandia piuttosto che Amsterdam, non credo, non voglio credere a questo. E un esempio, oggi si sta parlando della questione delle coppie di fatto, la legge, la cosiddetta legge Cirinna è qualcosa di veramente blando, i veri liberali dovrebbero dire questo è un timidissimo, piccolissimo passo in avanti, certamente in avanti, però è insignificante. Perché? Si parla tanto della cosiddetta stepchild adoption, che cos'è? È l'adozione dei cosiddetti figliastri, già il termine figliastri intorno al 2020 è qualcosa che si catapulta nell'italietta bianco e nero, rurale, ancora più radicale. L'adozione dei cosiddetti figliastri, sempre figli sono, è già prevista dalla legge del 1983 per le coppie sposate, quindi eterosessuali. Poi è stata estesa dalla giurisprudenza nel 2007 anche agli eterosessuali conviventi e nel 2014, quindi durante questa legislatura, anche alle coppie dello stesso sesso. Quindi l'introduzione di questo istituto nella questa proposta di coppie di fatto è qualcosa che già c'è. E lo sbandierare, per esempio, delle cosiddette sentinelle, degli organizzatori di Family Day, lo dico, da liberale, da radicale, no, anche quando mette nelle battaglie anche un po' di creatività, un po' di fantasia. Io purtroppo devo dire, io vedo molta più fantasia e creatività nella parte della clericale, della parte nazionale cristiana. Purtroppo è vero, nessuno di noi dice, oggi, nel 2020, la legge Cirinna è qualcosa di prodotto. È un niente. Oggi serve la legalizzazione del matrimonio paritario come c'è in tutta Europa, perché chi non si sente investito in questi diritti non succederà niente. E appunto anche smontare tutte quelle fantasie, per esempio la cosiddetta teoria o ideologia del genere, io l'ho detto, l'ho scritto. La ideologia del genere oggi ha una posizione nell'era contemporanea digitale dei trattati, dei protocolli di Salisio. Una balla! Non è altro che quelle bugie inventate nell'America degli Stati del Sud, del Partito Democratico, che di oggi di Obama, che diceva che non facciamo i diritti civili alla popolazione afroamericana perché arriveremo a un punto che gli Stati Uniti d'America diventeranno una dittatura in mano agli eredi degli schiavi che rabbiosi si dedicheranno nei confronti. Non è stato così. E io vorrei che l'anima liberale della politica italiana ovviamente si ricompattasse, ma che prendesse a modello, che ne so, gli Stati Uniti d'America, di Obama, che prima era tutto avanti, per esempio, che ne so, sulla questione della legalizzazione della cannabis, e oggi dice che per affrontare la questione della
proibizionismo e tutto ciò che ne consegue, mafia, eccetera, e la via è legalizzazione. Lo ha detto anche la Direzione Nazionale Antimafia, è ora di arrivare a un punto di legalizzazione, a partire dalle cosiddette droghe leggere, più che amano droghe. Invece qui, ecco, gli ambienti liberali, i nostri, siamo abbastanza timidi. Allora, vorrei essere interrotto. Sì, mezzo minuto e chiudo. Infatti ho perso il filo. Per dire, ecco, prendiamo un modello degli Stati Uniti d'America, quelli di Obama, ovviamente non di Trump, perché Trump ce l'abbiamo anche qua. Magari Trump qui nella stampa estera europea magari fa ridere, Salvini no. Grazie. Anche nel suo mozione a Budapest sostiene questi principi, quindi c'è una porta aperta, cioè non... proprio questo, i documenti da sé non servono a nulla, le intenzioni, facciamo la legalizzazione dell'eutanasia, non sono niente, e vorrei che ci fossero anche l'altro, per esempio, non so, la situazione di Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica individualmente, ma appunto cerchiamo di fare questa unione delle forze laiche, come dice il mio leader Marco Pannella. Ma su questo si lavora, perché comunque rientra sempre nel mio